Trump's the motherfucker. Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo tornati dopo tantissimo tempo con la carriera allenatore col Palermo. Io non vedo l'ora di finirla, ma non perché non ho più voglia di giocarla, ma perché arriverà la carriera giocatore con Dybala. E questo penso che vi farà tanto entusiasmo, perché cioè io già sono entusiasmato, perché Dybala è un top player. Almeno si spera che poi diventerà ancora molto più forte. Poi Dybala, cioè già il nome raga, mi viene la pelle d'oca. Comunque siamo arrivati contro il Milan, risolviamo velocemente i problemi tecnici. Se non avete visto gli altri due episodi, andateli subito a vedere, perché sono stati epici, perché avevamo contro il Real e la Juve e non siamo stati tanto fortunati. Ma non vi aggiungo altro, anzi vi aggiungo una cosa raga, perché da poco mi sono affiliato con Footstop, nuovo sito economico, davvero economicissimo e anche velocissimo dei crediti. Se voi volete addirittura comprare, tanto andiamo avanti, 3 milioni circa sono 20 euro, beh, pochissimo. Comunque si va avanti, siamo contro il Milan, non parliamo di Ultimate Team perché oggi non siamo lì, lasciamolo un po' da parte e vediamo di vincere contro il Milan, perché non vinciamo da tanto con il Palermo. Io voglio vincere, voglio tornare alla vittoria, quindi speriamo, dai, speriamo. Tanto siamo al Barbera, Palermo-Milan. Tanto questo weekend ci sarà un super big match che magari lo farò con voi. Quindi passate sulla pagina di Facebook, quindi link in descrizione, passateci, perché farò il post magari uno o due giorni prima e estrarrò e giocherete contro di me per fare il big match. Si parte. Ho già parlato tantissimo, sarà, ecco, già un minuto e 50 che parlo. Beh, si parte, olè raga, dobbiamo vincere. Lancia Dybala. No, mi ha fermato, non può. Bello così, per Dybala. La larga ancora, Zaccaria, in mezzo. No, troppo lungo, non ci credo. No, non così, cazzo, non così. Finisce qua il primo tempo, stiamo giocando normalmente, diciamo neanche male, perché siamo andati pochissime volte vicino al gol, una anche il Milan comunque. Quindi si riparte col secondo tempo sperando che si possa fare almeno gol e vincere. Io voglio vincere raga, voglio vincere. Dybala se ne va, Dybala allarga per Bruma, ottimo l'attenzione a Bruma. Vabbè. Non ci credo. Lancia Dybala. Calcio d'angolo. Allora Vasquez la mette tutta dentro. Bruma di testa. Non ci arriva. Attenzione al tiro. Attenzione. La può mettere in the box. La mette ora. Una trivela. Allarga per Dybala. Parte il tiro. No. Rescio. Montolivo. La mette in mezzo. Attenzione, mamma mia, le ali, mi ha salvato. Perché lì c'era rimasto il mio difensore a terra praticamente. È finita. 4 minuti, sono durati 0 minuti, raga. Quando da 4 minuti non dura nulla. Quando da 5 non dura neanche nulla. Però se voi state perdendo dura 3 ore. Se state vincendo e da magari 1-0 dura 3 ore. Cioè dura 2 secondi, ma se perdete dura 0. O se pareggiate dura 0. E questo FIFA mi fa arrabbiare. Ho fatto 2 tiri, però... possesso palla 60% Milan, è bugiardo perché io ho chiuso a tratte pure il Milan, però vabbè, FIFA è strano. Finisce 0-0, si va avanti raga, vediamo. Tanto ecco gli altri risultati, non ci interessano perché comunque noi dobbiamo vincere, dobbiamo pensare alla nostra carriera e andiamo avanti. Ok ragazzi, siamo arrivati al mercato di gennaio, perfetto, cioè perfetto. Vediamo di vendere qualche pippone. Ok, tanto Lukaku se ne vuole andare, il nostro terzino, ma ovviamente noi lo terremo. Intanto, offerta per chi? Per le ali, sì, vabbè, il nostro gioiellino ce lo vogliono strappare. Il Bayer Leverkusen, 6,5 milioni, la madonna. Noi facciamo una controfferta di 26 milioni, via, tanto non ce lo pigliano. Allora, io direi che il mercato lo lasciamo un attimino da parte, andiamo subito contro l'Atalanta, così voi mi fate qualche consiglio qui sotto. Vi ricordo che siamo già al terzo anno, se non erro, siamo al 2017, fate il calcolo voi perché io non ci sto più con la testa. Quindi andiamo avanti con l'Atalanta, tanto il
il cos'è qua? Il Atletico Madrid tratta per Lewandowski. Poi futuro giocatore, questo qui chi è? Che cazzo di statistiche ha? C'ha 18 anni, tutte le statistiche sopra il 74, tranne vabbè i passaggi e l'accelerazione, vabbè. Comunque andiamo avanti, raga, poi guardiamo dopo insieme questo mini spot di mercato, diciamo, ecco, chiamiamolo così. Eccoci tornati, siamo all'Atleti Azzurri, ragazzi, di Bergamo, Atalanta, Palermo. Vediamo di vincere, raga, la classifica non ve l'ho fatta vedere, poi ve la faccio vedere a fine partita, dai, si riparte. Dybala e Coman aprono questo super match. Dybala, accelera, il nostro Paolo. Se ne va Dybala, eccolo, se li smarca tutti. Dybala, 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 Dybala! In curva nord, olè. Chiede scusa, giustamente. Se ne va, mamma mia, come se ne va Bruma. Bruma, Bruma. Di Rabona, ecco Dio! Oddio, che gol che stavo per fare con Dybala. No, raga, se entrava. Attenzione, mamma mia, rischia qua Palermo. Mezza tre, Aldintor, attacco. No, grande le ali, mamma mia che intervento. Marilungo, Marilungo, ancora attenzione. Mamma mia, raga, stiamo rischiando. Figa, non entra la palla, non entra. Terminano qua i primi 45 minuti. Ragazzi, vi dico solo che se fosse entrato quel gol con Dybala di tacco e cross di Rabona, io spegnevo la play. Però nulla, finiscono qua i primi tempi. Napoli 1-0 con l'Inter, Parma 0-1 con la Lazio. Allora, stiamo dominando il primo tempo, a parte che abbiamo rischiato solo nel 45esimo, però dobbiamo vincere, raga, non riusciamo a vincere. Andiamo col secondo tempo, dai, da Alessandro, la larga per Morales, attenzione a questo che è nano e veloce. Morales! Aiuto, aiuto. Oddio, no, 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 no! Non ci credo, non ci credo. Ma ha fatto un due tiri, un gol. Ma che gol di merda poi. Vabbè, raga, non ho parole. Carmona, cioè, ci siamo fatti fare gol da Carmona. Allora, facciamo due cambi, raga. Dentro Chovec, dentro anche Mupay, Mupay. Via, Bruma. No, no. Mamma mia. Non è l'Atalanta. Attenzione, Marilungo, 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 Marilungo. Mamma mia, le ali, strepitoso. Vai Bruma, dai Bruma, facciamo il contropiede, Dybala, la larga per Mupay, sfrutta la velocità, c'hai 90 cazzo, vai, come se lo salta, Mupay, 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 parte il tiro, rete, 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 eccolo qua, Neal Mupay, pareggio della Palermo, mamma mia, Neal Mupay, primo gol in Serie A dopo il suo ritorno in prestito, finalmente raga, 1-1, ancora lui, Chovec, Chovec mezza 3, non passa, a che? A che? Il terzino nostro può far tutto. A che? La larga per Mupay. Mupay, Mupay, Mupay. Messo giù! Sarà calcio di rigore! Sarà calcio di rigore! Mupay si è guadagnato il calcio di rigore. È entrato, ha fatto gol, mo si è guadagnato il rigore. Vediamo, raga. Mamma mia, uomo partita Sky. Allora, sul dischetto andrà proprio lui, Neal Mupay. Aspetta che lo metto perché se l'è meritato. È entrato, è subentrato, è venuto e adesso farà gol. Me lo sento. Basta. 86 su cronometro. Ma perché va così veloce la rotella lì? Attenzione, Mupay. Parte il tiro! Rete! Eccolo là! Neal Mupay! 2-1. Mamma mia, me lo stavo per parare. 87 sul cronometro. Si ritorna alla vittoria. 5 minuti di recupero. Attenzione, va al cross. Attenzione all'Atalanta. Attenzione, non voglio subire gol. Ma porco Giuda! 2-2 al 90esimo. Non è possibile. Non è possibile. Guarda lì, va vuoto il mio difensore. Ma cos'è sto fatto? Ma non è possibile. Gulum mi ha segnato. Cos'è? Ma vediamo, dai, siamo al 90esimo. Vai Bruma, vai Bruma, vai Bruma. Vabbè, questo va anche. C'era Mupay, è scatenato. Mupay, Mupay, Mupay! Strepitoso al 90esimo, tripletta! Mupay! Ancora lui! Mamma mia, incredibile! Strepitoso! Mamma mia! Strepitoso! 3-2, avanti, avanti, 3 gol. E finisce qua! Atalanta 2, Palermo 3, partita strameritata, partita
Super Uomo Partita Sky, Mupai. E io, ragazzi, dopo questo super risultato, intanto vediamo anche il risultato: Napoli 2, Inter 1, Parma 1, Lazio 2. Tanto c'è anche la Coppa col Sassuolo. E ecco, non mi fa vedere nulla. Classifica marcatori non ci interessa perché comunque c'è la decisione della Coppa. Comunque, siamo arrivati al punto di boa, al giro di boa del nostro campionato, perché siamo a gennaio. Dovete dirmi due centrocampisti, perché è lì che c'è il buco, raga, da toppare. Quindi consigliatemi qui sotto nei commenti. Datemi tutto, spaccate il like, iscrivetevi, perché se no siete game over. Datemi tutto e bella. I'm an Albert Chelsea.